Ciao, benvenuti a tutti. Sun André a sugnà la Serie A. Si va avanti con la rubrica dove ogni fine settimana, precisamente il giorno prima che gioca il Monza, si vanno a intervistare determinate persone, personaggi, giornalisti, parlando del Monza e della partita che ci aspetterà. Settimana scorsa abbiamo avuto come primo ospite Simone Schillaci. Oggi invece diamo il benvenuto ad Alessandro Baldoni. Ciao Ale! Ciao Antonio, grazie per l'invito. Mi scuserai, non ho ancora imparato la pronuncia della rubrica, ma grazie, sono contento di essere qua. Buonasera a tutti. Guarda, sei perdonato perché non sei l'unico che non la sa pronunciare. Il nome della rubrica pensa, l'ha deciso un amico nostro che abbiamo in comune, che un giorno lo inviterò in trasmissione, anche se non è un giornalista, è un tifoso accanito, però non ti dico Assolutamente sì. chi è. Tutto a posto, Alemi, per l'occasione, certo che ti sei messo la camicia, sei proprio vestito Sì, bene per l'occasione, ma o mi no? sono adattata alla situazione. Tutto bene, dai, a parte questo Monza, speriamo che ci possa dare un riscatto, una gioia presto, magari subito già domani. Beh, certo, nelle dichiarazioni che ha fatto oggi Brocchi è stato chiaro, lui vuole una vittoria e i ragazzi ha detto che daranno il 110%. Ora non so quali ragazzi perché siamo pieni di infortunati, però ha detto che daranno il 110%, giusto? Speriamo, diciamo che non è più il momento delle parole, ecco, il momento dei fatti. Queste parole sono state pronunciate anche precedentemente e non si è visto sul campo, ecco, però mi aspetto, ci aspettiamo tutti una grande reazione, perlomeno di orgoglio, ecco. Vabbè, comunque io gioco sulle sicurezze, nel senso che adesso il Monza pare che abbia recuperato anche Boateng, Danny Mote e tutto. Io gioco sulle sicurezze, nel senso che sono andato a giocarmi una schedina, ovviamente, per il Monza. Io ho messo X2, ho proprio giocato per le sicurezze, così se il Monza perde sono contento perché magari Sei vince, felice in tutti e perde due i casi. o pareggia. Sono contento in tutti e due i casi, esatto. Quindi per ogni evenienza dico, scegliamo un po' i male minore. Bene, Sì, però... sicuramente il rientro di Boateng e di Nemoto sono molto importanti. Dopo vedremo come quando andremo ad analizzare la partita, ecco. Esatto, però prima di parlare del Monza, prima di soffermarci su Brocchi, io però voglio chiederti un'analisi sulla Cremonese, perché attenzione, la Cremonese, così come la regina, la mia amata regina, anzi stimata perché amato c'è solo nel Monza, ha cambiato faccia durante questa stagione, cioè prima si presentava con un allenatore, c'è stato il cambio di allenatore con annessi arrivi dal calciomercato invernale, pare che abbia cambiato faccia. Raccontaci un po' la Cremonese, Ale. Sì, come hai detto te, Cremonese e Regina hanno in comune un cambio tecnico della guida tecnica in corso e sono due squadre che adesso lottano, possiamo dire quasi, per lo stesso obiettivo. Concentrandoci sulla Cremonese, è arrivato un allenatore preparato come Fabio Pecchia. Tra l'altro, noi abbiamo già affrontato quando c'è stato Monza Juventus Under 23. È un allenatore forse anche troppo sottovalutato e ha fatto bene a Verona. Ed è un allenatore che è entrato in corsa e ha dato di fatto una quadratura alla squadra. Mi viene da dire, senza sbagliare, secondo me, che la Cremonese è la squadra forse più in forma di questo periodo. Ha totalizzato 28 punti nelle ultime 16 gare, da quando è arrivato Fabio Pecchia, ovvero da gennaio. Quindi ha avuto anche tempo, ecco, per lavorare sulla squadra. Ecco, non è stato un cambio forzato d'inerzia per magari portare a una salvezza, è stato un cambio mirato e, come ti dicevo, la Cremonese è una squadra in salute, è una squadra da prendere con le pinze, come si dice. Mi aspetto una partita dura, una partita gagliarda e, stando su appunto Mister Pecchia, ha dato di fatto una credibilità a questa squadra, ha dato solidità ma anche una quadratura anche offensiva molto buona per una squadra che io ci ho sempre visto dei grandi valori tecnici, anche individuali, perché è una squadra che può contare sull'alternanza, diciamo, tra Gaetano e Buonaiuto, che sono due giocatori molto Certo, importanti. assolutamente. In attacco si può permettere di panchinare un attaccante come Ciofani,
Adesso è arrivato anche Colombo in prestito dal Milan, il giovane attaccante. È una squadra dunque veramente, come ti dicevo, da prendere con le pinze. Mi aspetto una bella partita ed è una squadra che mi piace da guardare. Mi piace perché ha un calcio verticale, ha un calcio che mette in difficoltà anche, come abbiamo visto nell'ultima partita, la capolista Empoli. Quindi è prima dei due scontri diretti che sulla carta forse sono più difficili, secondo me si deve pensare a questa partita. Per proseguire nel sogno, perché penso che con un risultato negativo si debba un po' mettere, ecco, in conto di lasciar perdere perlomeno il sogno della promozione diretta. Certo, sempre parlando della Cremonese, a me ha colpito tanto un giocatore che tu non hai citato. Ora, sai che io quando giocavo a calcio mi piaceva molto il ruolo della porta. Ti posso dire che a me Carnesecchi ha Assolutamente colpito sì. veramente tanto, Carnesecchi. Assolutamente. È veramente un bel portiere che tra l'altro dà continuità a una scuola di portieri italiani in Italia molto molto efficace. Forse è il ruolo che, nel quale stiamo producendo più talenti. Mi viene da dire purtroppo ne può giocare solo uno contemporaneamente in nazionale, però io seguendo anche molto le nazionali minori ho visto in Carnesecchi un grande portiere che tra l'altro nella fase gironi dell'Europeo che si è giocato nella sosta per le nazionali ha tenuto in piedi l'Italia ed è stato decisivo di fatto nel passaggio del turno dell'Italia che poi vedrà a maggio lo scontro contro il Portogallo di Dani Mota. Sarà una sfida con tanto Monza. Questa sarà veramente una sfida molto importante per quanto riguarda l'europeo. Però un'altra domanda. Nella Cremonese troviamo nella figura della dirigenza una persona importante come Ariedo Braida, che ha detto che per lui Galliani è come un fratello, se si legge le dichiarazioni che sono state fatte. Se vogliamo dare, diciamo, dei titoli a questa partita, oltre che derby lombardo, anche se non mi piace parlare di derby, possiamo parlare di derby di amicizia, ecco, perché sicuramente non sarà uno scontro di fatto tra Adriano Galliani e Ariedo Braida, ed è anche questo uno spunto importante per seguire questa partita. Vedremo chi avrà la meglio. Certo. Caro Alessandro, adesso parliamo un attimino di risate, vogliamo proprio farci una risata. L'ultimo Cremonese-Monza che si giocò al Brianteo, se tu ti ricordi, era nella stagione del fallimento, no? Proprio un Monza dove aveva cambiato praticamente tutti i giocatori, aveva cambiato veramente un sacco, ma era in una situazione veramente disastrosa. C'erano i giocatori che addirittura non potevano farsi le docce calde. Cioè, non so se ti ricordi quel periodo. Sì, Eppure, assolutamente. in una fredda sera di febbraio, il Monza riuscì a strappare un pareggio alla compagine grigiorossa, allora allenata da Giampaolo. Ti ricordi come andò la partita? Esattamente, mi ricordo molto bene la stagione, anche particolarmente ci sono, diciamo, tra virgolette, affezionato perché è stata di fatto fisiologicamente per età una delle prime di fatto del Monza, da quando mi sono innamorato di questi colori ed è stata veramente una stagione travagliata, ecco. Pensarci oggi viene veramente quasi da sorridere, appunto. E sì, mi ricordo, sì, come hai detto te, sono arrivati tanti giocatori a cercare di portare questa salvezza disperata che poi di fatto sul campo è arrivata. Se vuoi ti dico tutta la formazione, me la ricordo, me la sono studiata a memoria. Non so, in porta avevamo un certo Alfonso De Lucia, che salutiamo ovviamente. Grandissimo. Andiamo avanti con la formazione. Sulla destra trovavamo Martinez, sulla sinistra un tale Giuseppe Pugliese, non so se ti ricordi, Sì, assolutamente. e la coppia difensiva composta da Giorgi e Walid Elhajnir. Nomi che, detto tra noi, adesso mi viene un po' da rabbrividire, soprattutto se si parla di Walid Elhajnir. Non so se te lo ricordi pure tu. Mi ricordo un rigore sbagliato vissuto in curva da Elhajny che diciamo ha lasciato un po'. Su Da quello lì ho capito che i terzini non dovevano tirare, diciamo i difensori non dovevano tirare i calci di E rigore. io su quello c'ho anche un aneddoto particolare. Poi andiamo avanti con la formazione perché coppia in mediana trovavamo Toskic e un certo Uliano.
No? Juliano che si era ripresentato molto bene a Monza con un piede veramente delicato, molto bello da vedere, tra l'altro. Certo, infatti poi anche l'anno dopo in Serie D si era visto, però poi Assolutamente, è meglio non assolutamente. ricordare quella stagione. Andiamo avanti. Troviamo sulla sulla sull'altro versante esterno sinistro troviamo Asante e sulla destra l'autore del gol dei biancorossi Gianmarco Conti. Cioè, veramente da fare un applauso a Conti. E poi davanti la coppia era composta da Valencic e Torri. Monza che poi nella ripresa aveva fatto entrare un certo sconosciuto, uno che non so se te lo ricordi tu, monzese, Matteo Pessina, ma sconosciuto, se No, vogliamo. guarda, rileggendo la formazione, la prima cosa che mi viene da dire è che di fatto c'erano dei bei valori tecnici messi in campo, giovani, ma c'erano. Poi mi ricordo anche di un Margiotta che però forse arriva dopo, che adesso comunque gioca al Chievo e le sue No, presenze ce Margiotta era le prima, Margiotta era nella formazione prima invece. ha. Ah, ok. Mi sa Però. che Sì, questa è la memoria un po'. No, però ti dicevo, sì, sicuramente Pessina, che tra l'altro, ma come tutti siamo molto legati a Matteo, molti di noi hanno visto il suo primo gol tra i professionisti allo stadio contro la Pro Patria. E sì, anche il gol che decise la partita, che pareggiò la partita di Gianmarco Conti, io penso che Gianmarco Conti fosse un giocatore molto elegante da vedere. E ho un Infatti, aveva un bel ricordo. pizzetto, anche una bella pettinatura molto Sì, elegante. esatto, ma proprio anche esteticamente, intendo proprio quello. È un giocatore bello da vedere, dai. Certo, parlando del rigore sbagliato da Walid Elazny, ti dico una cosa. Io in quel tempo avevo iniziato a filmare i calci di rigore dalla curva e mi ricordo Porta sfortuna, Antonio, c'era quello. Paolino, che salutiamo e che spero di avere in trasmissione al più Certo, presto. salutiamo, certo. Era Paolino che, come mi ha visto col telefonino, è arrivato e mi ha detto: Totino, te lo rompo quel telefono, te lo spacco! Se sbagliamo, te lo spacco! Io, ma no, Paolo, vedrai che segneremo il rigore, non ti preoccupare. Certo, non era in quella partita il rigore, però mi ricordo che lo filmai proprio ed ero curioso. Dico, se segna Elazny, veramente questo filmato lo metto ovunque. Poi, ovviamente, Elazny sbagliò il rigore. Io a una certa vedo Paolino che si gira verso di me, io che inizio a scappare, ad andare verso tutta l'altra parte della curva, a nascondere il telefonino perché rischiavo di fare una brutta fine col mio telefono. Però, invece, cambiando argomento, adesso dobbiamo parlare invece del momento del Monza, che è un argomento un po' più doloroso, no? Che Monza vedremo, cioè adesso vediamo che il mister ha detto che domani vuole appunto la vittoria. E se vogliamo fare un'analisi di questo momento, che Monza deve esserci domani, secondo te? Nonostante non mi piacciono tanto, diciamo, i numeri, penso che i numeri, comunque le statistiche restano tali. Però i numeri del Monza fanno abbastanza paura. In questo periodo il Monza ha fatto 5 punti nelle ultime 6 partite, meno di un punto a gara. Si può dire che il girone di andata della Cremonese un po' sembra Sì. corrispondere al nostro girone di ritorno, è bruttissimo da dire, nonostante siamo quarti, però. Assolutamente sì. Diciamo che forse c'erano già state delle avvisaglie di questo momento, forse nella partita mi viene in mente. Sicuramente anche prima, ma mi ricordo molto bene la partita tra Monza e Pisa, che è stata forse una partita nel quale si è rotto qualcosa, anche per come è arrivata la sconfitta e anche, diciamo, contro chi è arrivata. È stata una partita giocata molto male, è stata una sconfitta brutta, al di là del risultato. E da lì queste sconfitte brutte, che non erano tantissime fino a quel momento, il Monza contava poche sconfitte, soprattutto pochi gol subiti. Ecco, quando ti dico sembra essersi rotto qualcosa, sono arrivate, ecco, troppe prestazioni del genere. È un Monza anche, diciamo, che ha perso il suo essere inscalfibile in fase difensiva, troppi errori, sia molti errori tecnici. Mi viene in mente l'ultimo errore di Pirola col Pescara. Assolutamente io Pirola lo difenderò fino
fino alla morte, perché è uno dei, secondo me, dei miglior giovani italiani in prospettiva e sta facendo una grandissima stagione. Però questi errori sono evocativi del momento del Monza. È un momento nel quale diventa veramente difficile tirarsi fuori. Io penso anche che il Monza si sia presentato a rush finale, chiamiamolo così, forse meno in forma, la squadra meno in forma del campionato, perché di fatto basta contare gli infortuni, detto che il Monza ha due squadre, forse anche tre, però di fatto giocatori come Dani Mota, come Gutkier, che io ho sempre visto in lui una Vero. grandissima importanza, anche quando non segnava tantissimo, io l'ho sempre incensato, ho sempre incensato le sue prestazioni, perché secondo me è un giocatore molto importante, speriamo di rivederlo presto. E sicuramente Boateng, non ci possiamo aspettare che Boateng faccia 90 minuti tutte le partite. È un giocatore che si deve gestire e, diciamo, la partita in cui gioca, ecco, speriamo domani che è convocato, spero anche che parta dall'inizio per una questione tattica che dopo magari andiamo a sviscerare. Spero, ecco, che in questo mini rush finale, chiamiamolo, che chissà magari avrà incorporato anche i playoff, possano tornare utili e decisivi giocatori appunto come Boateng, Dani Mota e tutti gli altri. Questi giocatori possiamo comunque parlare anche di Mario Balotelli tranquillamente. Assolutamente sì, abbiamo detto che per Mario Balotelli era l'ultima chiamata, l'ultima spiaggia, e di fatto non la sta sfruttando, dobbiamo dirlo abbastanza obiettivamente. Fatto è vero. Diciamo che prometteva anche bene, perché di fatto aveva fatto il suo. Rappresentato con quel gol lì contro la Salernitana, poi anche col Chievo ci Ecco, aveva diciamo che nella giocato. sua carriera Mario Balotelli ha fatto sempre bene i primi mesi. E al Monza sarebbero bastati, perché di fatto bastavano 3-4 mesi del vero Mario Balotelli, e invece a Monza ha deciso, ecco, di fare ancora meno. Poi magari vedremo, perché poi magari parleremo di una finale playoff decisa da Mario Balotelli, e come succede spesso in Italia, cambieremo tutto il nostro giudizio, però fino ad adesso di fatto non si è visto il Mario Balotelli che dovrebbe essere, che di fatto non si è mai visto in carriera, però bisogna dire. Però io una cosa di positiva, cioè una cosa positiva l'ho trovato in questo Monza. Ecco, Berlusconi, quando arrivò in pompa magna nel Monza, disse che lui voleva costruire una squadra giovane, molto giovane. Ecco, per me vedere giocatori come Di Gregorio, Pirola, Bettella, Carlos Augusto, Frattesi, Dani Mota prendersi la scena, che comunque sono giocatori molto giovani, per me è un qualcosa di veramente molto importante. C'è da dire anche questo, o no? Sì, non abbiamo messo anche l'assenza di Carlos È Augusto. vero. E sì, io penso che, diciamo, che è un Monza che è stato un po' etichettato con il titolo di aver preso figurine. Io, francamente, tutte queste figurine non ce le vedo. È un perfetto mix tra esperienza e gioventù. Di fatto, la linea difensiva del Monza conta Carlos Augusto, Bettella, Pirola, io vedo Frattesi a centrocampo, Dani Mota, che per me sarà un Anche. crack per il futuro. Di fatto il Monza, io non, ecco, non ho mai creduto a questa etichetta delle figurine, e penso anche che siano stati fatti degli acquisti molto mirati, di conseguenza anche dire che forse c'è stato qualche errore della dirigenza, penso che sia veramente ingeneroso, ecco. E penso comunque che questi giocatori debbano ancora dimostrare il loro potenziale. Certo. E invece un altro tema caldo che comunque sembra diventato un po' un incubo per la testa di tutti i tifosi monzesi, la riconferma fino a fine stagione dell'allenatore Christian Brocchi. E qua mi voglio divertire perché su queste situazioni mi piace tanto sguazzare, ti dico la verità. Tu cosa pensi di questa riconferma? No, ma io penso che si sia creato attorno a Christian Brocchi qualcosa di troppo, perché io penso che qualche errore di Mister Brocchi ci sia, però io penso che questo sia un allenatore che, non, lo dico chiaramente, non è mai stato amato dal primo giorno. Io non so perché, se per simpatie personali o per gusti personali, però di fatto è un allenatore che non è mai stato amato. C'era quasi la sensazione che si aspettava, bisogna dirlo, questo momento, un po' per, non lo so, per buttare addosso delle critiche. Questa è la mia personale opinione, poi i numeri parlano chiaro, ti ripeto, poi se vuoi andiamo anche brevemente ad analizzare. Vai, Io dimmi qualcosina prendo. sui numeri, dai.
Quando si No, dice beh, i numeri. recuperiamo qualche numero. No, i numeri te li ho detti prima, nel senso il Monza, che il girone di ritorno del Monza è francamente da una squadra che forse neanche da raggiungimento dei playoff. Quindi qualche problema effettivamente c'è, ecco. Anzi, sicuramente c'è, però addossare, ecco, così tanta pressione. Io penso anche che gli stadi chiusi in questo influenzino, perché penso che dentro nello spogliatoio del Monza, al di là per il mister, anche per i ragazzi, io penso che tutto il gruppo squadra respiri un ambiente troppo freddo, che secondo me non si merita, o meglio, c'era bisogno forse del calore, ecco, del calore della curva Pieri, come se ci fosse stato appunto aperti gli stadi, per tra virgolette festeggiare questa prima stagione in Serie B dopo 20 anni. Poi, se vogliamo, possiamo dire che, ecco, dichiarare a settembre subito, come aveva detto Adriano Galliani, arrivare quarti è un fallimento. Effettivamente ha messo tanta pressione addosso a questa squadra. Forse si poteva evitare questa dichiarazione, ma effettivamente sfido chiunque dopo il mercato fatto a non crederci. E stando su Brocchi, ti ripeto, secondo me, io sono uno che mi sono preso la responsabilità di dire subito dopo la sconfitta col Venezia che forse non era giusto esonerare un allenatore a 8 partite dalla fine. E lo penso tuttora, anzi, più passano le partite. Lo penso, perché ne abbiamo parlato prima di un esonero, che è quello che ha portato sulla panchina della Cremonese appunto Fabio Pecchia, però io penso che con Fabio Pecchia si sia la Cremonese, ecco, la dirigenza della Cremonese abbia voluto cominciare di fatto un progetto di rottura che penso che durerà, adesso non so, ma io penso che durerà. Ecco, diciamo che far venire a 8 giornate dalla fine del campionato un trascinatore, come si chiama, sulla panchina del Monza per poi mandarlo via dopo 8 giornate era. È una cosa un po' inutile, in effetti. E soprattutto non era scontato, ci tengo a dirlo che perché non è che gli allenatori hanno la bacchetta magica, non era scontato che in così pochi mesi un allenatore nuovo potesse trovare la quadra, eh. Quindi questo è da sottolineare perché si parla come se fosse scontato. Ecco, io penso che ci voglia soprattutto rispetto per il mestiere che fa Christian Brocchi, che è un mestiere difficile. E in Italia spesso si pensa che, ecco, come ho detto prima, che gli allenatori abbiano una bacchetta magica. Quindi, in primis, io ho grande rispetto per il lavoro di Mister Brocchi, perché lo fa con tanto amore per questo sport. Quindi, io per qualsiasi percorso ho sempre rispetto. Poi non so come finirà, non so se resterà un altro anno, se se ne andrà via, ma ripeto, io ho Vedremo, grande rispetto. quello vedremo sicuramente. Però adesso io voglio fare un'analisi sulla persona che è Brocchi. Ora, al di là che si dica che è un raccomandato, che è il cocchino di Berlusconi, perché se ne sono dette veramente tante. Io riporto quello che è stato detto, quello che noi sentiamo tutti i giorni, no? Ora, facendo però l'analisi sulla persona che è Christian Brocchi, io ti dico la verità, vedo una persona abbastanza positiva alla fine, anche simpatica, o no? Io Antonio personalmente non lo conosco, ho scambiato qualche chiacchiera, mi viene in mente dopo la trasferta di Olbia in aeroporto, mi sembra una persona solare. Di cuore, Brocchi, alla fine Sì, è io un uomo del cuore, peraltro si sai dice che un io uomo che ci faccio. mette il cuore, no? Così come lo mette Sì, in campo, ed è uno sai che io anche. alleno una squadra di bambini alla Juvenilia. Certo. E gli avevo detto, in aeroporto gli avevo detto proprio questo, gli avevo detto, avevamo avuto un dibattito su questo, lui mi aveva risposto sorridendo. Io non posso dire niente sulla persona, però mi sembra una persona solare. Ecco, però su questo ci tengo a dire che ogni critica costruttiva va bene, però io ho letto anche tanti insulti alla persona. E lì per me viene fuori una simpatia che, come dicevo prima, è un allenatore che non è stato amato dal primo giorno e non si guardano, cioè non si va ad analizzare magari le prestazioni, ma si Però aspetta che non è solamente. stato amato, qua ti devo dire una cosa, secondo me pesava tanto l'esonero di un allenatore importante come Zaffaroni, secondo me è contato tanto quello. Sì, ma è sicuramente può essere un motivo, ti ripeto, io non so per quale motivo, ma può essere un motivo, però permettimi di dire che io penso che ci sia anche più una questione di milanisti barra interisti che tifano di fatto come seconda squadra, diciamolo così, il Monza. Io penso più per questo, obiettivamente, però ci sono tanti motivi, assolutamente, questa è una ragione anche questa. Però, non lo so, a me, ti dico la verità, a me Brocchi, personalmente,
non mi sembra una persona negativa, anzi, mi ricordo che ho visto anche determinate interviste, mi è sempre sembrato una persona disponibile, anche molto simpatica. Cioè, nello spogliatoio, secondo me, Brocchi è uno di quelli che ti fa schiattare dalle risate, cioè, o no, anche a te dà questa impressione, o sbaglio? No, mi piace questo dibattito di fatto sul, perché è un dibattito comunque costruttivo nel pieno rispetto del lavoro. Mi piace questo dibattito su Christian Brocchi. E io ti ripeto, a me mi sembra una persona positiva. Poi ovviamente noi dobbiamo andare ad analizzare, però ecco, io penso che si debba andare ad analizzare con un minimo di equilibrio, l'avevo anche detto certo. Nell'analisi post partita certo. di Ascoli Monza. Però se ti dovessi vedere in un giocatore avere a che fare con Brocchi, ecco, non è come avere a che fare con Capello. Io penso che con Capello, se dovevo andare ad allenarmi, avevo paura, così come dovermi allenare con Conte, penso no, se un giorno lì, cioè, penso che il giorno libero per me era rovinato, che dicono il giorno dopo devo allenarmi con Conte. Invece con Brocchi, secondo me, cioè, forse un po' più piacevole, ecco, infatti ogni tanto... Vabbè, ma d'altronde ogni allenatore è diverso, ogni allenatore accetta la sconfitta, diciamo, in modo diverso. Hai citato Antonio Conte, io penso che Antonio Conte sia una persona che dopo una sconfitta... Io se fossi la stampa figlio con moglie avrei paura di andare a casa. Cioè, io penso che neanche in sala stampa come giornalista mi presento se per... Se no, no, infatti, ti ripeto, ci sono diversi tipi di allenatore, ognuno certo. C'ha il suo tipo di lavoro. Si può vedere come un po' un insegnante, no? Il ruolo dell'allenatore, no? Lui ti insegna, ti dice, no, guarda, lo stop lo devi far così. Però, ti posso fare una domanda? Io non so se tu, quando andavi a scuola... Avevi quel professore che quando si incazzava faceva paura, ma ce l'abbiamo avuto un po' tutti, E poi invece c'erano anche quei professori che quando si incazzavano tu praticamente dovevi metterti così per non far vedere che morivi dal ridere, o no? Secondo te Brocchi, cioè, che tipo di allenatore è? Uno che quando si incazza fa paura, oppure uno che quando si incazza devi morderti la lingua per non rischiare di ridergli in faccia? Guarda, non lo so, Antonio, io penso che come in tutte le cose, come ti ho detto, ci sono diversi tipi di allenatori, ci siano anche dei momenti, nei momenti nel quale sia giusto un attimo staccare la spina. Io mi ricordo Max Allegri che diceva di questo suo, se si può dire, questo cazzeggio creativo, ecco. Io penso che ci siano dei momenti della stagione nel quale sia anche giusto. Però ecco, ti ripeto, secondo me ci vuole sempre rispetto per il lavoro, come in qualsiasi modo uno lo svolge. Poi non so dirti com'è, francamente, ti ripeto, come persona Christian Brocchi. Diciamo che noi lo valutiamo come allenatore. Ecco. Vero. Però, almeno sulla una cosa la devo dire, personalmente a me Brocchi piace, devo essere sincero. Come allenatore ti dico la verità, io sono un tifoso del Monza, anche se nasco juventino, le partite dove l'avrei esonerato, cioè si parte dalla sconfitta in Coppa Italia con la Viterbese per poi andare avanti, però se la società, io rispetto anche molto le scelte della società, però voglio anche essere sincero, cioè andare a dire che Brocchi lo terrei pure l'anno prossimo ti direi una menzogna veramente grande come una casa. Però no, ma guarda Antonio, secondo me, tornando sul fatto che mi piace molto questo dibattito, bisogna anche vedere come la pensiamo, nel senso, ma io sono uno di mio in generale, al di là di Brocchi, che non sono favorevoli agli esoneri. Per me in Italia siamo oppressi da questo pensiero dell'esonero. Io sono per portare alla fine di un percorso, e in dirigenza, allora, in qualunque dirigenza, al di là del Monza, secondo me se ne accorgono quando un percorso, un processo è finito. Non c'è bisogno, secondo me, di andare ad esonerare. Ecco, poi ognuno ovviamente ha la sua idea. Vero, è vero anche quello che dici tu. Però ci sono stati anche dei casi in cui un esonero, dove magari tutte le colpe non erano del mister, però ha fatto bene alla squadra. Sì, perché dai una scossa a livello anche di entusiasmo, sicuramente. Certo, però io penso anche un'altra cosa, guardando i numeri del Monza. Io penso che con un attacco del genere, dire che il punto debole del Monza è l'attacco, vedere che come goleador abbiamo Frattesi assieme a Danny Mota, cioè vedere che Danny Mota ha fatto gli stessi gol di Frattesi, che Gozchier ha fatto addirittura meno gol di un centrocampista, parliamo di un attaccante che lo scorso anno è stato capocannoniere del campionato polacco, e lo stesso Maric è capocannoniere del campionato croato. Ma infatti Antonio, come ti dicevo, io non mi stupirei che finisca
questo processo, questo percorso di Christian Brocchi sulla panchina del Monza. Non mi stupirei per niente se dopo il finale di stagione, che sia playoff, che sia anche Serie A o Serie B, al di là dei risultati, non mi stupirei se finisse questo processo. Però ti ripeto, io personalmente non ho mai visto questo, ecco, vissuto questa cosa dell'esonero come, non lo so, è un mio pensiero, forse perché seguo anche tanti campionati esteri e nessuno si comporta come in Italia, però io rimango nel mio pensiero, ecco. Nessuno si comporta come in Italia, però qui devo trovare un po' una pecca, perché se devo fare l'esempio del Chelsea? Più che del Chelsea, ci sei vicino, del Paris Saint-Germain. Io non avrei mai mandato via Tuchel. Infatti io in finale di Champions, lo dico, sportivamente dovrei tifare il Paris Saint-Germain, perché vedo Neymar, vedo Mbappé, vedo Florenzi, vedo Moise Kean. In Italia, che cioè, soprattutto gli ultimi due trattati a calci nel sedere dalle loro rispettive squadre, cioè Roma e Juve, vederli vincere la Champions per me sarebbe un qualcosa di bello. Poi vedere anche trionfare degli italiani come loro sarebbe bello. Però sono un tifoso del Chelsea anche. Guarda, allora questa cosa ci accomuna, perché anch'io ho sempre avuto una simpatia fin da piccolo. Bravo. Per il Chelsea, anche se in semifinale tiferò Real Madrid, perché di fatto è, non dico la mia seconda squadra, ma la seguo con affetto. No, io no. Però volevo arrivare al Chelsea, perché adesso cioè, diciamo che Chelsea e PSG, no, secondo me sono, come me sul Chelsea, vediamo. No, secondo me sono abbastanza collegati, perché l'esonero di Tuchel da una parte, insediato da Pochettino, e Tuchel al Chelsea, secondo me sono due operazioni che hanno fatto bene a tutte e due, e lo pensavo già all'inizio. E di fatto mi sa che ho avuto ragione, perché tutte e due sono in semifinale di Champions. Quindi secondo me se bisogna optare per l'esonero, bisogna avere la sicurezza. E di fatto stiamo parlando di un allenatore come Pochettino e tu. Non stiamo parlando di un trascinatore per fare 8 giornate di Serie B e vedere come va. Io la penso così, poi ripeto, ognuno è libero di avere il suo pensiero. Sono esempi diversi, però comunque parliamo comunque di un allenatore come Lampard, che col Chelsea lo scorso anno aveva fatto un miracolo, cioè arrivando al quarto posto, mi sembra, qualificandosi in Champions League senza mercato e con giocatori molto giovani come Tammy Abraham, Mason Mount, Hudson Odoi. Adesso non vorrei andare fuori tema, ma secondo me Lampard ha un grande merito in questo processo di crescita del Chelsea. Cioè, non la vedo come un processo di rottura quello del Tuchel. Più che altro Tuchel, secondo me, è un processo di continuità di quello che ha dato Lampard a questa squadra, che ha avuto un compito molto difficile perché ha dovuto mettere insieme tanti giovani. E Tuchel sta dando continuità, sicuramente, ovviamente, con più esperienza tattica, con più esperienza, però secondo me il lavoro di Lampard è da tenere d'occhio, nel senso è da tenere d'occhio come allenatore, ma è da tenere anche, da dargli merito per questi traguardi che sta raggiungendo il Chelsea. Assolutamente. Bene, ultima domanda: che partita ti aspetti domani? Che partita sarà secondo te? E poi chiudiamo. Sì, allora, la Cremonese, come ti dicevo, la guardo volentieri in questo ultimo periodo. Ho provato a cercare, diciamo, di analizzare dei punti di forza, dei punti nel quale gli si può andare a far male. È una squadra, come ti dicevo prima, che cerca sempre la verticalizzazione, non rinunciando a partire da dietro però, perché è una squadra che palleggia molto bene, perché di fatto ha un centrocampo formato da Castagnetti, Gustafsson e Valsania. Nonostante Castagnetti sarà squalificato, e questo è un punto a favore, secondo me, grande per il Monza. Vedremo se sarà sostituito, probabilmente, io penso, da Bartolomei. E quindi è una squadra che prova a palleggiare dal dietro, però ecco, se vogliamo pensare agli ultimi uscite da dietro del Monza, troppo lenti, invece la Cremonese è una squadra che va subito a cercare lateralmente, dritto per dritto, Balzania, che è un giocatore fondamentale in questa squadra, perché la squadra in teoria è messa in campo con un 4-3-3, però è una squadra molto liquida, nel senso che Valsania va a giocare molto offensivamente, fa anche molto da raccordo, quindi quasi si trasforma in un 4-2-3-1. Quindi bisognerà stare attenti, perché hanno una grande velocità offensivamente, e bisognerà stare attenti a non cascare, ecco, secondo me, nel tranello di andare a prenderli troppo alti, perché poi
bisogna correre indietro a prenderli, perché come dicevo prima, i Gaetani, Buonaiuto, Strizzolo, Baez, tra l'altro un acquisto di gennaio, saranno molto, un tridente molto, molto veloce, molto liquido. E quindi mi aspetto due difensori molto veloci, titolari, nonostante il Monza sia un po' in emergenza, ecco, in quella zona del campo. Mentre ho dei punti anche però nel quale si può, secondo me, andare a colpire la formazione grigio-rossa. Secondo me, come ti dicevo, ancora più per l'assenza di Castagnetti, che è un po' l'equilibratore, ecco, anche in fase difensiva, secondo me è una squadra che soffre molto tra le linee, nel senso tra i due centrocampisti e due difensori, soffre molto in quella zona di campo. È per questo che ti dicevo che secondo me Boateng sarà fondamentale, perché il miglior Boateng, che sa giocare tra le linee, sa togliere un tempo di gioco, secondo me sarà molto fondamentale. E la velocità, come ti dicevo, la velocità secondo me sarà un fattore fondamentale, perché i due centrali della Cremonese sono molto bravi in impostazione, ma sono dei centrali abbastanza, ecco, non velocissimi. E secondo me Dio e Danny Mota potranno gestire molto bene la situazione, e te la dico qua, secondo me Dio andrà per la prima volta in gol. Te la sto dicendo adesso. E allora incrociamo le dita e tocchiamo ferro. Bene, ringraziamo Alessandro Baldoni, appuntamento a venerdì prossimo, si spera, perché adesso la Serie B forse verrà slittata, rimandata, tutto quello che è. Ci sarà un nuovo ospite, seguiteci sempre sulla pagina. Un abbraccio e forza Monza sempre. Ciao Alessandro e ti ringrazio. Ciao Antonio, grazie a te, mi ha fatto piacere e auguro una buona serata. Sempre forza Monza e ciao a tutti. Va bene, ciao, grazie.